nasce dopo un lungo racconto nel paese reale, quello degli imprenditori, dei lavoratori, di chi è costretto a vivere una vita a rate, una vita a debito. Diventa gangbang il sistema per cui l'economia reale scompare dai radar della politica e c'è soltanto spazio per la finanza, per le banche, per i giochini di chi fa speculazione ai danni dei soggetti reali. Tutte le volte che contraete un debito entrate in un meccanismo finanziario, perché la rateizzazione non è come si intendeva prima. Ormai questa progressiva, costante rateizzazione è un qualcosa di spinto, voluto, disegnato. Quindi quando le concessionarie, quando le fabbriche di automobili hanno uno spin-off finanziario, quando le banche diventano anche in parte e impropriamente delle agenzie immobiliari, quando vai fuori nei centri commerciali e ti ritrovi sempre qualcuno che ti propone il credito al consumo, capite che c'è una regia, non è che nasce a caso. Quindi noi, stando dentro, recependo questa vita a rate, dobbiamo capire che siamo entrati in un gioco. Non è il cittadino che come singolo può pensare di affrontare a mani nude il sistema, è la politica che deve scrivere, o meglio riscrivere, le regole del gioco. Cioè, il cittadino non è nudo, per di più avendo anche una compressione salariale, difficilmente potrà sganciarsi dalle logiche della rateizzazione o del low cost, che sono lo stesso meccanismo del sistema gangbang. Quindi tocca alla politica fare in modo che l'economia reale torni protagonista e l'economia finanziaria sia messa un po' ai margini, perché oggi è decisamente in un ruolo di strapotere. Il cronista è un notaio di quello che accade, verbalizza un mondo che sta cambiando, non è sempre l'analista, colui che commenta. Ecco, ogni tanto il giornalista deve riappropriarsi della sua massima vocazione, che è quella dell'essere cronista. I giovani sono sfruttati, i giovani accettano di lavorare. È vero, qualcuno può apparire come lavativo, ma il figlio è figlio dei suoi genitori, i genitori che l'hanno educato con la irresponsabilità o la deresponsabilizzazione, per cui a scuola la colpa è dell'insegnante che non capisce, se gioca a calcio o a basket è stronzo l'allenatore che lo tiene in panchina, e quindi nostro figlio non è mai. Poi te lo ritrovi magari sui filmati YouTube che tira un cestino in faccia al professore. Quindi se tu li deresponsabilizzi, va da sé che poi ad un certo punto sono viziati anche al primo colloquio di lavoro, ma non sono viziati, è naturale, cioè sono quello che li abbiamo tirato su. Avendo fatto servizi contro Amazon, nel senso di racconto, e avendone scritto anche, mettendone in luce le criticità, non metterò certo un link di acquisto del mio libro, almeno non nelle mie pagine, non metterò mai un link di acquisto su Amazon. Poi giustamente la casa editrice va a vendere il libro su tutte tutti i canali possibili. Io a tutti consiglio di andarselo a prendere in libreria, anche perché così avete modo di consigliarlo anche a qualcuno.